Più di 200 ginestre sono state piantate nell'area interessata dall'incendio del 2017 sul San Bartolo, riqualificando così gran parte del sentiero Tetto del Mondo, andato quasi distrutto. Alla piantumazione, all'adesione del progetto Coloriamo il nostro futuro, hanno partecipato tantissimi cittadini, associazioni di vario genere, tra cui la cooperativa Il Gabbiano, i ragazzi della scuola Dante Alighieri di Pesaro, coinvolti in un momento di educazione ambientale e impegnati nel percorso per diventare le nuove mini guide del parco. Abbiamo imparato con il nostro insegnante Laurent Sonnet e più o meno tutta l'ampiezza e il perimetro del parco San Bartolo. Nella zona colpita appunto noi andremo a ripiantare le piante che diciamo che è il cuore verde di questa zona, che noi dovremo, come gli animali diciamo, dovremo ripiantarle in modo che, sperando, ricrescano le piante nel tempo, comunque nel riparare i danni dell'incendio. E parleremo non solo di natura ma anche della storia di questo parco. Il Parco San Bartolo è un parco protetto in cui noi, nel luogo in cui c'è stato l'incendio nel 2017, andremo a ripiantare le ginestre in modo da poter favorire sia alla flora che alla fauna del nostro parco. Orgoglioso il presidente del parco Manenti per la riuscita del progetto e la riqualificazione del San Bartolo. Questo è l'atto conclusivo di questa operazione di ripristino e messa in sicurezza del sentiero, che è stata resa possibile grazie all'impegno dell'ente parco, della Regione Marche e al contributo dell'intesa della Banca Intesa San Paolo e della campagna Rifiorisci San Bartolo. Con queste risorse siamo riusciti a rimettere in sicurezza tutta la parte, diciamo, delle staccionate, del percorso, e oggi insieme alla scuola Dante Alighieri, alla cooperativa sociale Gabbiano, al vivaio Pantanelli, ci apprestiamo a mettere a dimora queste piantine, che diciamo è la fase, l'atto conclusivo di questo intervento importante per noi.